Regione via libera al bilancio consolidato 2023. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza con 19 voti a favore e 11 contrari. Ius Scholae, approvata la mozione proposta dal PD. La mozione è passata con i voti del gruppo proponente Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Hanno votato contro Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ha astenuto il gruppo misto Merito e Lealtà. Eventi, Pupi di Stack, torna il festival itinerante dei burattini con 26 spettacoli in 15 comuni. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l'anno 2023, registrando 19 voti a favore, quelli del Partito Democratico e Italia Viva, e 11 contrari, dei gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Misto Merito e Lealtà e Movimento 5 Stelle. A dare inizio al dibattito in Consiglio regionale la consigliera Anna Paris del PD, che ha spiegato come la caratteristica di fondo di questo bilancio sia l'utile di gruppo e il patrimonio netto di gruppo, mentre Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Controllo, si concentra su quello che ritiene il vero tema del bilancio consolidato. Sì, il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaro scuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni. Terme di Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per le alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di Sviluppo Toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Di passaggio non solo formale ma di rilevanza non banale ha parlato invece il vicepresidente della Commissione Controllo Andrea Pieroni del PD. La situazione complessiva, ecco, degli enti che compongono il perimetro del bilancio consolidato è una situazione positiva. Solo Sviluppo Toscana ha un dato negativo di circa 270 mila euro, ma questo è dovuto al fatto che la programmazione europea è iniziata tardi e quindi la società che lavora soprattutto su questi fondi ha un ritardo, diciamo, nell'attività. Quindi possiamo dire che anche se il patrimonio segnala un dato negativo di oltre 700 milioni di euro, però anche questo in netto miglioramento se si pensa che nel 2016 questo dato era negativo per oltre 2 miliardi di euro, ecco, ci consegna un dato complessivamente positivo, anche il fatto che il dato del bilancio, del patrimonio, registri una cifra negativa non significa che la Regione sperpera il proprio patrimonio, ma siccome la Regione lavora per lo sviluppo socio-economico dei territori, in realtà l'arricchimento patrimoniale la Regione lo trasferisce a quegli enti, siano esse le aziende sanitarie, le province, i comuni o le comunità montane, alla quale trasferisce, ecco, le risorse per fare investimenti. Ecco, quindi tenendo conto dei dati, ma anche del trend, degli andamenti dei principali indici economici finanziari, noi possiamo dire come gruppo del PD, gruppo di maggioranza, che esprimiamo una valutazione, un giudizio positivo sul bilancio consolidato per il 2023. Annuncio di voto negativo invece da parte di Massimiliano Riccardo Baldini della Lega.
In primo luogo abbiamo evidenziato una serie di elementi di approccio formali, cioè in primo luogo il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente. Quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati, totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo, l'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento, perché avremmo invece avuto la possibilità, con una tempistica diversa, di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più ampio. Detto questo, noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Sentiamo adesso il commento di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Il bilancio consolidato è un buon esercizio ragionieristico, tra l'altro negli allegati si parla anche di una relazione dei revisori dei conti che non siamo riusciti a trovare. Ovviamente nel nostro ruolo di opposizione non possiamo che mettere in evidenza le parti meno chiare, e comunque ci sono alcuni punti oscuri che andranno approfonditi, le Terme di Montecatini che hanno un disavanzo perenne e profondo, certe situazioni di alcune partecipate che sono quasi inutili che la Regione mantenga, e infine tutto questo è depurato, ma per legge naturalmente, di tutto il problema sanitario, che rimane un grosso buco nero da chiarire e da cercare di portare a compimento nel miglior modo possibile. Infine il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto. Un bilancio che chiude in equilibrio, è importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi, come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024, questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi 3 mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Rivedere la normativa per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri, con particolare riferimento a bambine e bambini nati o cresciuti in Italia, da ottenersi mediante lo Ius Scholae. Nella mozione presentata da Anna Paris del PD, prima firmataria, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso il Parlamento affinché, in tempi rapidi, vengano calendarizzate le proposte di legge in merito, e presso il Governo perché impegni le risorse finanziarie necessarie
necessarie a garantire efficaci politiche attive volte all'inclusione scolastica e al sostegno di percorsi educativi per gli studenti con background migratorio. L'atto è stato approvato con 15 voti favorevoli e 10 voti contrari e l'astensione del gruppo misto Merito e Lealtà. Sentiamo il commento di Anna Paris del PD. Dunque abbiamo avuto, il risultato è stato quello che mi aspettavo, ovvero le opposizioni hanno votato contro a questa mozione, e mentre abbiamo avuto sia Italia Viva che il Movimento 5 Stelle, fra l'altro la consigliera Noferi ha firmato la mozione, e come, che hanno votato favorevolmente. Quindi non è stata una sorpresa, anche se nasce tutta questa mozione dal dibattito di quest'estate, dalle parole dell'onorevole, del vicepresidente Tajani, che dalle sue parole era evidente la scelta di portare avanti, la volontà di voler portare avanti lo Ius Scholae come possibilità per l'acquisizione del diritto di cittadinanza per i minori, vero, Ius Scholae 5 anni, sicuramente cultura. Invece vediamo oggi in aula che l'esponente di Forza Italia vota contro, proponendo, dicendo che allora ci sarà una proposta di Forza Italia a livello di Parlamento, ma leggiamo pure dalla stampa che sembra che forse nel 25, insomma, un'opportunità persa. Noi insistiamo perché i tempi sono cambiati rispetto al 1992, la normativa che attualmente abbiamo in vigore sono più di 30 anni e l'Italia è molto cambiata. Il tema della necessità di integrare chi è ammesso sul territorio è un tema trasversale ed è ravvisato da tutti, ha detto Cristina Giachi del PD. Noi ci preoccupiamo dell'integrazione, tutti a destra, a sinistra parlano di necessità di integrare coloro che decidono di venire a vivere per tante ragioni, a volte necessitati, sul nostro suolo nazionale. E invece che messaggio mandiamo? Noi in questo modo, dico io, disintegriamo ciò che sarebbe già integrato, perché un ragazzino, una ragazzina che da 10 anni frequenta le nostre scuole, da 5-6 anni frequenta le nostre scuole, non lo capisce perché è considerato uno straniero. È arrivato alla maggiore età, noi diciamo guarda, tu non sei italiano. Oppure quando vai ai giochi della gioventù, noi gli diciamo guarda, tu non sei italiano, perché non ti posso far gareggiare perché mi conti come straniero nella squadra o come straniero sul campo di atletica. Allora io dico, il Parlamento ha mandato questo messaggio chiaro a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che di seconda generazione che vivono in Italia, gli ha detto voi non siete italiani. Quindi non solo non integriamo, ma disintegriamo ciò che naturalmente la nostra scuola, le nostre comunità, le nostre istituzioni territoriali hanno già integrato. Se non è questo autolesionista e miope, ditemi voi che cosa può esserlo. Sentiamo adesso il commento di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Intanto devo dire a Sara, brava, 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 non era scontato e non è un atto di coraggio, è un atto di civiltà quello che Sara ha fatto, la sindaca Funaro ha fatto, e penso che il governo non debba voltarsi dall'altra parte. Ormai è il tempo di consentire a chi ha la possibilità di essere un cittadino italiano a tutti gli effetti. Costruiamolo insieme. Silvia Noferi, Movimento 5 Stelle, è intervenuta per sottolineare come la mozione riguardi un tema diverso dalla gestione delle politiche migratorie, ma qui si parla di integrazione di bambini che già frequentano le nostre scuole. Io credo che la mozione di oggi sia doverosa per riprendere un tema che è stato trattato durante tutta l'estate e che riporta a una questione di civiltà e di giustizia. Dare la cittadinanza ai ragazzi che hanno completato un ciclo di studi in Italia credo sia una cosa buona e soprattutto riconosca i principi fondamentali della cittadinanza, cioè la conoscenza della cultura, delle leggi e della storia di un paese in cui si vive. E niente può fare
meglio di questo che un intero percorso scolastico nella scuola pubblica. E adesso il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Noi siamo fortemente a favore, già nel 2016 c'era una nostra proposta di legge, per noi un ragazzo che cresce in Italia, che studia in Italia, che fa sport in Italia, che va a scuola in Italia, che vive le nostre esperienze, le nostre abitudini, i nostri costumi, è un cittadino italiano. Lo è di fatto e come tale va riconosciuta. L'Italia oggi è il paese più lento da modernizzare i propri processi anche culturali. Nell'Unione Europea sono pochissimi gli stati che comportano la presenza, per esempio, di 10 anni per avere la cittadinanza, bisogna costruire una pratica, ma non fanno distinguo sui ragazzi, sui giovani. Le Olimpiadi, i ragazzi bellissimi, di colore, che hanno vinto tantissime medaglie, ci hanno dimostrato che c'è un'Italia, una voglia del nostro paese, un attaccamento in alcuni casi ancora superiore a chi magari c'è nato o non c'è neanche vissuto. Quindi noi siamo fortemente a favore. Credo che le cittadinanze debbano essere guadagnate con una politica di inclusione, ha detto Vittorio Fantozzi, Fratelli d'Italia. Ius Scholae, come abbiamo precisato anche in ordine governativo, non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo governo, probabilmente non l'è stata neanche per il Partito Democratico, che negli ultimi 10 anni, partecipando alla vita governativa di questo paese senza essere tra l'altro eletto dai cittadini, non si è ben guardata sostanzialmente di risolvere il problema. Gli piace porlo quando è sui banchi d'opposizione sostanzialmente per rinvigorire e dare un po' di foga al proprio elettorato. 26 spettacoli in 15 comuni dall'anteprima dello scorso fine settimana a Impruneta, Reggello e Marradi fino al 29 settembre con l'ultimo appuntamento a Scandicci. Torna Fratelli Burattini, l'ottava edizione del Festival di Pupi di Stack, dedicato al teatro di figura e di strada diventato itinerante. Succede dappertutto, nei teatri, nelle piazze, nelle biblioteche, negli spazi civici, in tutti i luoghi in cui la comunità si ritrova. Grandi e piccoli che si divertono a esplorare l'animo umano attraverso questa forma di spettacolo molto antica, ma sempre attuale e viva. Sentiamo le parole di Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. È l'ottava edizione di una iniziativa che negli anni è cresciuta e ha dimostrato quanto lo spettacolo dei burattini sia uno spettacolo che non invecchia, benché sia appartenga alla nostra tradizione e alla tradizione dello spettacolo di piazza, oltre che all'interno nei piccoli teatri, sempre, che è sempre stato e che a memoria d'uomo ricordiamo come una delle manifestazioni, una delle arti dello spettacolo più diffuse, che coinvolge, lo sanno gli spettatori, anche un altissimo artigianato nella realizzazione delle marionette e dei burattini, che sono due cose differenti. Devo dire che intorno a questo festival, che si tiene in 15 comuni dell'area metropolitana fiorentina e non solo, abbiamo visto crescere una serie di attività di intrattenimento, l'epica battaglia dei cuscini, ma molte altre cose che riportano le famiglie e i nostri cittadini più piccoli a contatto con un divertimento semplice, non costoso, a disposizione nelle piazze, che si può anche vedere passando, rallegra il cuore e non impegna. Ecco, devo dire che è un modo davvero bello, e per questo la Regione lo sostiene, la Città Metropolitana lo sostiene, e Pupi di Stack collabora con tantissime realtà anche nuove, portando con sé una tradizione importantissima in questo campo. È per questo che continuiamo a sostenerlo e vogliamo che cresca ancora questo festival e allieti sempre più persone, perché attraverso i burattini i grandi e i piccoli accedono a contenuti anche complessi, anche delicati, come tutta la sfumatura delle emozioni e tutti i sentimenti dell'animo umano, ma in un modo che consente di mettere un diaframma, di non far sentire troppo la paura o l'angoscia, benché questi sentimenti e queste emozioni ci siano e siano, facciano parte della vita. Quindi trovo che sia un modo molto bello per parlare anche ai più piccoli di cose difficili e per intrattenere tutti i cittadini. Quindi grazie e buon festival.
Fratelli Burattini è pensato e organizzato da Daria Giusti di Pupi di Stack con la direzione artistica di Enrico Spinelli, realizzato con il contributo della Regione, della Città Metropolitana, del Ministero della Cultura e della Fondazione CR Firenze con Unicop Firenze come media sponsor. Stiamo continuando a crescere, il programma è fittissimo, la collaborazione con i comuni molto stretta. E questo è il commento di Daria Giusti. Abbiamo un programma fittissimo, sono 26 spettacoli. Ci tengo in particolare a fare riferimento a una cosa che secondo me è molto importante. Noi da subito abbiamo iniziato a collaborare con i comuni in maniera veramente molto stretta e questo fa sì che poi alla fine il festival porti il suo messaggio, ma lo porti nel grandissimo rispetto di quello che sono le realtà dei vari comuni, che sono estremamente diverse. Ed ecco che il periodo del festival è ben delineato, però ogni comune veramente sceglie autonomamente, in collaborazione con noi, qual è lo spettacolo che vogliamo proporre, se in piazza, se in biblioteca, se in determinati ambienti particolari. Per esempio quest'anno abbiamo sempre lavorato col comune di Campi Bisenzio, sappiamo che cosa è successo l'anno scorso purtroppo, per cui la biblioteca non è più agibile. Quest'anno saremo sia al Teatro Dante Carlo Monni, sia per la prima volta all'interno del Museo Archeologico dei Confienti, per dire, no? Quindi ogni realtà sceglie in che modo collaborare con il festival. La nostra collaborazione con i pupi dura da tantissimo tempo, ha detto Emilia Paternostro di Catalyst. Diciamo, la nostra presenza è quella di manifestare anche una collaborazione che da tantissimo tempo abbiamo con i pupi. Anche noi lavoriamo moltissimo sul teatro per le nuove generazioni e curiamo, e quindi curare insieme il pubblico e il futuro del pubblico, insomma, ci fa piacere, per quello ci condividiamo moltissimi progetti sempre con i pupi. Quest'anno in particolare, all'interno del Festival Fratelli Burattini, ospitiamo al Teatro Corsini di Barberino uno spettacolo che si chiama Ti vedo, in realtà è la leggenda del basilisco, ed è uno spettacolo in cui la protagonista in realtà ha vinto il premio UBU per la scenografia. Quindi è un artista che lavora anche nel teatro per adulti e che si presta e in realtà lavora e che fa capire che anche la ricerca può essere un patrimonio del teatro per le nuove generazioni, non c'è differenza, non è un teatro di serie A, un teatro di serie B, ed è un lavoro secondo me meraviglioso perché una gonna diventa un palcoscenico e cioè, la fantasia vola. Infine il commento di Enrica Pecchioli, regista, autrice e attrice. Uno spettacolo che prende spunto da una fiaba irlandese che parla di questa fata che è molto, molto arrabbiata e furiosa, e non vi svelo certo il motivo per cui lei è arrabbiata, lo scoprirete se verrete a teatro. Questa fiaba nella prima parte è il pretesto, nella seconda parte dello spettacolo, per parlare di rabbia, per parlare di questa emozione attraverso un personaggio di un elfo un po' grottesco e comico, per parlare di rabbia ai bambini, un'emozione che può essere difficilmente gestibile, ma che se gestita può diventare un'ottima risorsa per la vita di tutti i giorni.